realizzato interventi importanti. Cosa possiamo fare come associazione? È garantirvi proprio questo, cioè mantenere questa rete che nasce dai progetti finanziati e che però io invito ognuno di voi a livello territoriale ad ampliare con rapporti e conoscenze e relazioni tra i comuni che hanno partecipato, ma anche tra altri soggetti che magari stanno lavorando in altre realtà nazionali ed internazionali, perché possano dargli un contributo di idee, di immaginare il futuro. Energie diffuse, tante energie, tante intelligenze, tante risorse. Il teatro, la prosa, la lirica, la danza, ma poi ci sono anche tutte quelle del campo della ricerca del contemporaneo, della sperimentazione, in campo artistico, nel campo dell'espressione delle arti, della grafica, del design. È un'impresa che dà occupazione a circa 100.000 persone, che è fatta di circa 35.000 imprese, unità lavorative. Io credo che questo è un grande patrimonio su cui oggi può fare affidamento la società dell'Emilia Romagna, la società emiliano-romagnola, un patrimonio di una comunità ed è un bene comune che vale la pena valorizzare e tenere come un tesoro. La Reggio Emilia ha deciso di stare sul progetto Energie Diffuse, riaprendo questo luogo storico della città, il Chiostro di San Domenico. Abbiamo fatto una call creativa proprio dedicata a energie diffuse, raccolto 32 progetti, 8 che sono stati valutati e quindi abbiamo dato vita a questa settimana con tantissime iniziative culturali, creative, su linguaggi trasversali della musica, della fotografia, dell'arte. Il nostro progetto non era su un singolo spazio, ma era sul quartiere Giardino, e infatti si chiama Giardino Creativo. Parlo del palazzo, ma parlo anche della darsena, parlo del fiume, magazzini Examica, dei magazzini industriali, dove c'è un teatro off, dove ci sono le sale prove. E quindi abbiamo messo insieme questi due spazi, ma più in generale l'intero quartiere. Abbiamo la possibilità di capire quanto è importante l'arte, quanto è importante la cultura, quanto è importante innestare dentro i luoghi della storia rigenerati la possibilità di creare lavoro e futuro. Ecco, io credo che questa è una grande sfida che noi abbiamo di fronte e dobbiamo capire quanto impegno, quanto gioco di squadra, quanta passione dobbiamo mettere per costruire tutto questo, perché se facciamo questo allora il futuro continuerà ad abitare qui, e questo è l'impegno che noi dobbiamo portare avanti. Grazie di cuore.